Come fare dei gusci di pasta frolla perfetti per crostate e per altri dolci? Facciamo una pasta frolla classica a mano. Prendiamo un recipiente, Mettiamo. zucchero e burro morbido. Impastiamo questi due ingredienti fino a formare una crema. A questo punto inseriamo l'uovo. A questo punto, formato una crema in questo modo, inseriamo tutta la farina, completando l'assorbimento totale dell'impasto. A questo punto possiamo passare anche su un tavolo, giusto per raffinare un po' la frolla. Questo punto mettiamo la frolla in frigorifero. Dopo raffreddata la frolla in frigorifero, ovviamente la frolla va plastificata, cioè va spezzettata in questo modo e va raffinata. In modo tale da avere una frolla compatta e non si va a spaccare in lavorazione. Quindi un po' di farina, andiamo a schiacciare. Andiamo a stendere con mattarello. Fino a uno spessore di 4 4 mm e mezzo. Vediamo che la frolla è plastica. Io la metto in questa teglia classica per pastiera. Non c'è bisogno di imburrare lo stampo. Diamo la frolla ai bordi in modo tale che non cade lateralmente. Lo stesso vale anche per il fondo. Mettiamo la frolla al fondo in questo modo, in tutti gli angoli. Tagliamo la frolla in eccesso. Facciamo in modo che lo spessore del guscio sia uniforme in tutti i lati del ruoto. Buchiamo il fondo con una forchetta. Adesso inforniamo il guscio a una temperatura di 170, massima 180 gradi, forno ventilato, statico uguale. Centro basso del forno. È normale che in cottura potrebbe collassare ai lati, però non deve collassare eccessivamente, altrimenti c'è qualche problema nella frolla. Come vediamo, il guscio è pronto dopo circa 20-25 minuti di cottura. Al raffreddamento completo, guardate, si sfuma facilmente, cottura perfetta. In tal caso il bordo dovesse risultare irregolare, ci possiamo aiutare con le forbici per allineare bene il bordo, guardate in questo modo, facilmente e voilà. Sono tante persone che usano i legumi all'interno in cottura, all'interno della cialda, come avete visto, senza l'aiuto di legumi all'interno. Ragazzi, questa è la cialda perfetta, guardate che bella. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!